Ciao Simone Sanna, benvenuto nell'area al pizzo. Grazie, buongiorno, salve. Quanta voglia ha Simone di ripartire con questa nuova maglia? La voglia è tanta e spero di dimostrarla in campo e di fare bene per questa nuova squadra. Impressione ti ha fatto l'anno scorso l'area al pizzo, vedendo anche il cammino che ha avuto? La Real Pizzo l'anno scorso ha dimostrato bene la squadra che è stata e la società che ha dietro e diciamo che mi ha fatto un'ottima impressione, dato che ha raggiunto comunque i suoi obiettivi. Simone, dopo 2 anni passati con il Pisco Pio, cosa si prova a ritornare a giocare con la squadra del proprio paese? Pisco Pio è stata un'esperienza bellissima, una grandissima piazza, però naturalmente giocare per il proprio paese è sempre qualcosa di differente che ti suscita diverse emozioni contrastanti. Da quest'anno hai ritrovato vecchi compagni di squadra, tra questi il capitano Francesco Liotti. Quanto questo può aiutare la squadra? Questa è una cosa molto importante perché comunque siamo giocatori che ci conosciamo già da tempo. Spero che Francesco sia sempre presente per darci una mano, essendo il capitano e uno dei più grandi del gruppo. Spero ci porti all'obiettivo prefissato. Grazie Simone, anche a te buon lavoro e forza Real Pizzo. Grazie, buona giornata e forza Real Pizzo. Ciao Rocco Calafato, benvenuto nell'area del Pizzo. Salve, salve. Un altro pizzitano doc a lottare tra i colori del proprio paese. Che emozioni provi, ma soprattutto quali sono le tue aspettative? Le mie aspettative sono, spero di fare un buon campionato con tutta la squadra, di mettere sempre voglia in campo, determinazione, spero di fare bene in tutto il campionato. Rocco, hai passato 2 anni importanti in una piazza come Pisco Pio. Cosa ti ha spinto a firmare per l'area del Pizzo? Guarda, a Pisco Pio mi sono trovato molto bene, ma questo di Pizzo è un progetto nuovo di cui hanno deciso di farmi parte quest'anno. Credo in questo progetto, mi hanno spinto anche ex compagni di squadra, che mi trovo molto bene a giocare con loro e quindi vedremo come andrà quest'anno. Bene, sei un giocatore molto duttile che ama giocare sia a centrocampo che esterno d'attacco. Ma in quale ruolo pensi di sfruttare al meglio le tue caratteristiche? Guarda, io sono a disposizione del mister, io penso che le mie caratteristiche le posso sfruttare al meglio grazie alla squadra, se la squadra mi dà motivo per farlo, voglia. Io sono a disposizione del mister, quindi io gioco per la squadra, qualsiasi ruolo, penso di dare il massimo. Rocco, conosci molto bene i tifosi pizzitani. Che auguro ti senti di fare? Beh, io mi sento di fare un augurio di seguirci sempre, sia nella brutta che nella cattiva sorte. Penso che questa cosa il tifoso di Pizzo ce l'ha, che negli anni passati ci hanno seguito molto. Spero di dare la stessa voglia nel continuare a seguirci. Grazie Rocco, buon lavoro e sempre forza Real Pizzo. Grazie a tutti, forza dal Pizzo.